Siamo sul palco Lara Balbo, Raffaella Siniscalchi, Annalisa Baldi, ci accompagnerà la regina della canzone italiana di qualità, amica del Teatro Corbella Monaca, Miranda Martino. Iniziamo da Lara, cosa reciterai? Io vi leggerò due pezzi tratti da Ferita a morte di Serena Daldini. Molto ovviamente inerenti al tema, Raffaella Siniscalchi. Io farò un brano di Tom Waits che si chiama Alice, ma che ha una versione da un altro punto di vista, un pochino più torbido della canzone stessa. Non c'è dubbio, poi tu fai Waiting for Waits, un progetto proprio dedicato a Tom Waits. Miranda. Yes. Abbiamo scelto che brano? Ma perché lo vuoi sapere? Ah, non lo diciamo? No, è una sorpresa. È una sorpresa, allora dopo... No, fra tutte le canzoni che ti avevo detto sei tu che l'hai scelta. Vabbè, abbiamo scelto insieme. Vabbè, mi sembra molto adatta però. Sì. Non vedo l'ora di ascoltare. È un po' triste, ma è... Bella. È bellissima. Poi scopriremo cosa. Anche perché l'ha fatta Streller e Carpi. Ah, allora però stai svelando cose così. Ma chi ne sanno loro? Lo sanno. Beh, dipende dal pubblico che c'è. Se un pubblico bello, è informato dei fatti, allora sì. Lo scopriremo dopo, intanto lasciamo sul palco Lara Balbo e noi andiamo in quinta. Per le vacanze, che così li faccio in viaggio, sempre se posso. Mi aspettano grandi cose nel Mali. Te l'ho detto che ho una nonna che ancora non conosco. Non vedo l'ora di vedere com'è il mio paese. Mia mamma è tutta eccitata perché i parenti hanno preparato una grande festa per me. La fanno sempre quando le bambine diventano signorine. È una tradizione. Mi ha detto con orgoglio: stai per diventare una vera donna. Spero che ci siano anche regali e sorprese. Lo sai che adoro le sorprese. Appena arrivo a Bamako, così si chiama la mia città, ti scrivo e ti racconto bene. So che stanno organizzando tutto le zie e le altre donne di casa. Ci sarà anche un piccolo rito. Solo per me. La mamma ha detto che non mi devo preoccupare, che lo fanno tutte le ragazze. E giù da noi si usa così. Mi ha detto che... è solo un taglietto. Se non lo fai non trovi marito e quindi, cara mia, poche storie si deve fare. Un attimo e passa la paura. Tanto noi siamo ragazze coraggiose, non è vero? Ti ricordi quando eravamo da sole con il temporale, quella sera che è andata via la luce? Mica abbiamo avuto paura, certo, eravamo insieme e tu un po' mi manchi. Mi piacerebbe tanto che tu venissi a tenermi la mano, cara amica del cuore. Ma ci vediamo a Roma i primi di settembre, quando ricomincia la scuola e io sarò una donna vera. Ora ti lascio perché devo fare le valigie. Ti voglio bene, tua Fatoumata. PS. Mi dispiace, Luisella. Non sono riuscita a spedire la lettera dall'aeroporto. Pensavo di farlo appena arrivata a Bamako, ma non mi hanno dato un momento di tregua. Pensavo di farlo dopo la cerimonia, ma... qualcosa è andato storto durante la festa. La nonna non ha più la mano ferma quando taglia. Sono morta di emorragia mentre mi portavano all'ospedale. Ecco perché non ti è arrivata la mia lettera. Ma spero ti raggiunga da qui. Giustificami con la prof, perché i compiti delle vacanze non ho fatto in tempo a farli. Ti voglio bene, tua Fatoumata. PS del PS. Ti voglio dire una cosa. Non diventare mai una donna vera. È molto meglio rimanere bambine per sempre. Ancora TVB. Fatoumata. Questa è Alice. It's dreamy weather.
with a frozen home. Ci vuole molta forza per togliere la vita con un taglierino. E pensare che lui non tagliava mai il pane, perché gli faceva male il polso. Dice che c'ha il tunnel della carpa, no, il pesce. Quel dolore delle ossa del polso, così forte che non puoi prendere in mano niente, se no senti delle fitte atroci. Eppure i bambini li ha sgozzati con una forza inaudita. Ha
detto che doveva farlo per punirmi. Io ero la sua schiava e non potevo rifarmi una vita libera da sola con i suoi figli, che sono anche miei. Ma solo quando gli faceva comodo. Ci vuole una grande forza per togliere una vita con un taglierino. E no, infatti su di lui non ci è riuscito, è sopravvissuto. Si vede che aveva la scorza dura da coccodrillo, eppure non ha versato neanche una lacrima. Ha detto che era un lavoro che doveva essere fatto, punto e basta. Come aggiustare un rubinetto che perde o oliare un cancello che non si chiude. Si rimettono a posto le cose e tutto torna in ordine, un ordine antico che non prevede eccezioni. A me non mi ha sfiorato. Sono rimasta viva, almeno così credono tutti. Ma anche se respiro e fumo le sigarette, da quel giorno sono morta e sepolta. Chiedo sempre perché si fa la festa della donna un giorno solo. Non l'ho mica ancora capito. Sì, lo dicono tutti quanti, ma perché bisognerebbe festeggiare la donna o parlare delle donne sempre? Non una volta sola. Vabbè, comunque. Silenzi, di Emily Dickinson. Io non sono nessuno. Tu chi sei? Anche tu sei nessuno? Bene, allora saremo in due. Ma non dirlo a nessuno, ci caccerebbero. E tu lo sai. Che orrore essere qualcuno. Che volgarità. Come una rana che ripete il suo nome fino alla fine di giugno. Ad un pantano che la sta ad ammirare. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata di un convento vecchio, un sacco di maglie al posto del letto, mezza bagnotta e l'acqua, tre intersecchio, le mantellate. Cent'anni che sei.